gesticolando. Ah, facciamo gli auguri, quindi, facciamo. Gli auguri nazionali, non puoi sapere. La maschera? No, la senza maschera. Sì, sì. Ecco Pulcinella. Eccolo. Ok. Palumella, zompe vola, dintevi che sta città. Palumella, zompe vola, dinte braccia e naso. Vangella dice che il momore, Paloma mia. Paloma mia, dice tu. Bravo, bravo, bravo. 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 Faccio giusto un saluto finale. Continui, certo. Sai questo che dite. Ah, già stai pronto. Anticipato. Sì. E io sono Pulcinella. Scetrune e piscitrune. E all'Accademia Alfonso Grassi di Salerno sono venuto per dare lo divertimento a tutti questi belli signori. Ah, buonasera. Ah, buon anno e buon dì. Ma vi fate giusto 2 anni che non ce la dimmi per mezzo che sta pandemia, che è una brutta malattia, un'epidemia. E mo che ci hanno visto felice e contente, e voglio raccontare voi, pubblico amatissimo, questi miei 4 patimenti. All'avezza, all'avezza. Questa faccia prima da graziata. Mi è venuto tanto da fezza. Mi è cogliuto da loro. Mi hanno accennato da dove. Mi ha fatto capire la capa, la ciuccia, con tutta la gola. Vabbè, allora io vi auguro un buon Natale, un buon anno a tutti quanti. E adesso andiamo, facciamoci una foto tutti quanti, sì, qua, sì, insieme. Poi andiamo a brindare sopra. Nel frattempo vi voglio presentare per la prima volta mio figlio Salvatore Iannelli. Vieni Salvatore, vieni. Anche questo stavo sentendo. È una gioia per mio figlio. Ragazzo, ma poi c'è la fidanzata, viva, 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 tanto. Allora, questa è veramente la prima volta. Questo è uno scoop. È una carrabbale, va. Allora, lui diceva che la mia famiglia, i miei figli, però carrabbale. Stanno così. Ogni volta mi chiedevo. Le nascoste. Tra l'altro, mio figlio Salvatore mi sta dando delle gioie enormi a scuola. Lui è umile, essendo un pulcinello, devo dire. A scuola ha avuto 110 lode, lo scientifico. Che farà l'università? Economia. Ma sul pesante. Promette bene. Questo grazie soprattutto a mia moglie che comunque gli sta sempre vicino ai figli. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Quindi ben vengono famiglie dove ci sono sani valori. Grazie. Comunque, io voglio approfittare un attimino veramente per ringraziare di nuovo tutti. I nomi vorrei evitarli, però solamente delle persone che stanno vicine, sono state ancora vicine in questo periodo orribile, Maria Rosaria, che è un'amica, Maria Rosaria Meo, insomma il consigliere regionale, Angela Marigliano con la sua assistente. Rosa Nulla mi ha fatto piacere rivederla perché c'è una comicità tra di noi particolare, con tutti gli altri amici, Mimma che non la rivedevo da tanti anni, è tornata, Angelo Fortunato. Anche lui praticamente. Poi ci sono tanti altri elementi che si sono allontanati, che si sono avvicinati, fanno i ritorni, no? I famosi ritorni, andate con un biglietto, vanno avanti, però non so che questo biglietto poi sarà sempre andato in ritorno, però soprattutto Raffaele,
per sta riprese sempre con la ripresa, le riprese, la macchina fotografica, l'operatore nostro. Chi abbiamo più da questa parte? Ovviamente Alfonso Senatore, che, con il quale abbiamo fatto anche molte attività culturali, artistiche, non solo qua a Salerno in Accademia, ma anche a Gifoni con il Festival dei Giovani. Mauro viene il nostro segretario, molto attento, rigoroso con i Green Pass, ma è attento veramente in tutto, e quindi l'Accademia sta riprendendo anche grazie alla sua collaborazione. Mina, ti avevo chiamato, se ti avvicini un attimo, appunto perché stavo ringraziando un po' più nei particolari. Mina è un noto cantautore, per chi non lo conoscesse. Perché tu hai fatto un sacco di cose in Argentina o in Venezuela? No, in Brasile. Ah, in Brasile. E quindi voglio dire, qui siamo tutti sulla stessa barca, cioè praticamente tutto nel sociale e sul sociale. E lui è veramente un grande artista, un cantautore, stiamo facendo un lavoro bellissimo e non vogliamo togliervi la sorpresa, no, ma ci sta lavorando tanto e sembra anche questa che è a conclusione. Quindi il Covid poi non è che è stato poi, come dire, ogni medaglia tiene il suo rovescio, dritto e rovescio, insomma, sta a noi saper cogliere un po' il buono anche dal male, insomma, questo è. Va bene, grazie a tutti. Allora io riconosco in Angelo già il nome in sé dice tutto, perché a volte noi andiamo cercando gli angeli, molte volte, non ho, prima ho sentito parlare siamo di qui, esoterismo, ho parlato esoterismo, abbiamo sentito anche questo lato spirituale, in generale ci porta ovviamente a pensare a vivere in questo momento spirituale. Però quegli angeli sono quelli che si incontrano durante tutti, diciamo, durante un giorno normale, insomma, può essere un amico, una parola buona, tutte queste belle cose che ci appartengono. Vivendo in un ambiente, quello dello spettacolo, che di angelo ha molto poco, diciamo, forse più un demone che non angelo, e che siamo abituati un po' a cioè, questo senso del di stringere l'altro, che magari può essere anche un pericolo ipotetico verso un qualcosa di... è una cosa che non fa bene a nessuno. Invece angelo, ed è uno dei pochi, credo, e ha il senso dell'amicizia e dell'affetto vero, cioè lui ti chiama negli eventi, ti vede, ha piacere di vederti, di stare insieme, anche se magari non ha nulla in cambio, lo fa perché lui ha un cuore grande ed è una persona che, come te, ce ne sono pochi, perché è facile essere amici quando ci sono delle convenienze, no, facile l'amicizia, poi è ovviamente è un eufemismo, ma in questo senso tu hai, ti riconosco questa grande capacità, cioè di essere, prendi il innanzitutto tu telefoni e non mandi un WhatsApp, cioè questa cosa molto importante, e questa cosa molto bella. Quindi Angelo, io credo che sia una delle poche persone che davvero ha un grande cuore, e infatti stai avendo queste tue riconoscimenti professionali, da un lato per la tua bravura, ma dall'altra parte sicuramente per un lato umano, che è molto importante. Per cui sono contento di essere qui stasera, di essere ritornato in questo salotto, il salotto culturale di Salerno, uno dei più importanti, più belli, ormai riconosciuti da tutti, e di aver rincontrato Sonia, Lella, la stessa Mimma, Angelo, tutti gli altri, che veramente da tanto non si vedeva. La pandemia è stata una distruzione per tutti, no, purtroppo la stiamo ancora vivendo, però queste occasioni come quella di stasera ci portano veramente verso una rinascita. Il Pulcinella è la maschera giusta per dire, riniziamo.
e prendiamoci la vita anche con quel senso dell'ironia che solo Pulcinella ci sa dare, no? Quindi questo te lo riconosco anche in quanto persona, oltre che come maschera di Pulcinella. Grazie veramente per questo che fate, grazie a Leda per quanto fa, e sono di questi eventi importanti che sono in programma, quindi ci, non mancheremo sicuramente in queste due occasioni. Dovete esserci. Grazie al cuore. Sì. No, soltanto un piccolo saluto a tutti quanti per augurare un buon Natale, ecco, come diceva Lella Grassi, stiamo lavorando ad un progetto che non spiegheremo ancora, ci sarà tempo. Quello che volevo dire è che stasera ci siamo tutti quanti riuniti anche in questa grande accademia, dico grande perché ormai sono oltre 15 anni che la frequento e diventa sempre più grande, e poi questa accademia soprattutto rappresenta la seduzione, ecco, l'arte della seduzione culturale, perché quando si viene qua si viene sedotto dalla cultura, anche perché la cultura è seduzione, quando uno scrive un libro ha bisogno di essere sedotto da un argomento, quando uno compone una canzone, una musica, deve essere sedotto da qualche cosa, ecco. In questa accademia c'è l'arte della seduzione, ma veramente grazie alla ragazza. Grazie a voi. Grazie a voi. Bene. Ecco, grazie a voi. Alcuni testi, alcuni libri che poi presenteremo prossimamente, certo, in accademia, c'è Viaggio nella pandemia, la sfida di Pulcinella, c'è Pandemia seconda ondata, rapida confusione, la sfida di Pulcinella. Stanno lì, se qualcuno li vuole facciamo un pezzo diciamo eccezionale. Poi voglio, permettetemi di ringraziare, se tutto ciò avviene oltre all'accademia, anche alle telecamere di Club Economy TV e anche Artes TV, e soprattutto le immagini di Raffaella Evangelista, che va un grosso applauso. C'è Sonia che si è interessata tantissimo ad addobbare tutto quello che voi vedete, l'ha fatto lei e anche il nostro amico Mauro ha dato una mano, quindi ragazzi sono andati a fare tutta questa nota coreografica. Bellissimo. Ovviamente io li aiuto, li indirizzo qua là, lei sa cosa fare e come fare. Però abbiamo lavorato intensamente, tu lo sai, fino a tardi siamo stati qua in più di una ripresa proprio per dare questo tono di colore, perché colore è vita. E poi Babbo Natale, teniamo quello lì sopra, che pure suona, dopo fallo sentire almeno per un momento come canta, e come suona. E vai, vai un momento. Quindi facciamo un applauso a questi ragazzi. Bravo. Che divideremo insieme a Mauro, anzi se la vuoi riprendere, scusami, quella convenzione la facciamo vedere perché voi stavate lontano. Vabbè. Quindi ecco qua, vedi, questa qua è tutta così particolare, miniature, viene da Napoli, e quindi la divideremo insieme, va bene. Okay. Ti ringrazio. Questa è la dobbiamo bere sopra, questa invece è dell'accademia. Grazie. Ok, a questo punto andiamo sopra e buon Natale a tutti.